Ciao ragazze, eccomi tornata finalmente. Allora, ci sono tantissime cose che vi voglio dire. E Lucia è di là che dorme, ho il baby monitor. Il fatto che io sia riuscita a truccarmi, prepararmi, abbia avuto la fantasia di iniziare a girare un video per me è tantissimo. Perché è stato un mese molto molto impegnativo. Oggi è il 18, lunedì 18 dicembre, lei è nata il 5 novembre e sono dei giorni molto caotici. L'impegno è infinito e voglio fare dei video dove vi racconto tutto, vi racconto del parto, vi racconto dei primi 40 giorni. E vi chiederò consigli, insomma, tantissime cose. Però ora voglio girare i video dei prodotti finiti, che così smaltisco, che ne ho accumulati tantissimi. E il fatto appunto di dimostrare a me stessa che di riuscire a fare questi video mi alleggerisce la mente e mi fa sentire meno costretta. Perché sono stata a casa praticamente quasi sempre, sono uscita, ho tentato di uscire e tutto, però il tempo non aiuta perché fa freddo. In più è un caos riuscire a crescere questa micrognoma. Comunque, rimandiamo l'aspetto materno ad altri video, parliamo dei prodotti finiti, anche se tra i prodotti finiti ci sono prodotti appunto per Lucia. Iniziamo quindi questo video, è il beauty e makeup del periodo, e beauty e body care, hair care, tutto. Ok, iniziamo con Lucia. Quindi ho finito queste salviette della Pillow per il cambio pannolino e per le varie sbrodolini fatti in giro, l'ho sempre nella borsa che porto in giro quando esco con lei. Queste con aloe vera ed estratto di calendula biologica, non so se Pillow è venduta in tutta Italia, però c'è uno store online. Qui vicino ci sono diversi spacci a Sesto San Giovanni e ad Arese, proprio attaccato al centro commerciale, il centro appunto di Arese. E io lì ho comprato le salviette e i pannolini. I pannolini non mi sono piaciuti per niente, le salviette invece ottime, quindi se capita le comprerò e ve le consiglio. Ho terminato questo bagno doccia concentrato della Yves Rocher. Non metterà a fuoco. Come mai? Eccolo. Concentrato, 40 lavaggi. Questa è vaniglia Bourbon. Ragazze, devo dire che effettivamente sono durati forse più di 40 lavaggi. Ne basta proprio pochissimo, con la spugna. Per pulire perfettamente il corpo e il profumo persiste e non è un profumo invadente, è una vaniglia molto molto delicata. I love my planet perché questa è la linea di Yves Rocher che comporta il piantare, va bene, un albero ogni prodotto acquistato. E questo gel doccia da 100 ml è molto molto comodo perché costa parecchio ma vale quanto un 400 ml tranquillamente e in più se volete viaggiare è comodissimo come formato se viaggiate in aereo. Questo è stata una scoperta, ne è rimasto un goccino. Esse Lunga neutro delicato bagno schiuma profumo talco e vitamina E. Ragazze, persiste sulla pelle 24 ore. Mi sono lavata la mattina, sono uscita, sono stata tutta la mattinata fuori, la sera la mia pelle profumava di questo talco, ma molto molto di più del Pino Silvestre talco che io avevo acquistato e non, infatti non mi aveva entusiasmato. Questo è fantastico e l'ho comprato proprio perché in offerta proprio senza alcuna aspettativa e infatti invece è stato ottimo. Poi, altro prodotto di Lucia, ecco appunto, i pannolini Pillow, sono partita dalla taglia 2, meno male,
anche perché lei è nata 4,120 e non mi sono piaciuti per niente, nonostante il prezzo vantaggiosissimo, perché mi sembra pannolino sui 14 centesimi, non mi sono piaciuti perché non trattengono la pupù a dovere, quindi niente da fare, non li riacquisterò per affatto. Vi passo accanto. Poi ho terminato questo lavamani, latte e miele della Sien. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto per il profumo che sì, sa di latte e miele, ma non è stucchevole. In più ha una consistenza cremosa, quindi non inaridisce troppo la pelle e le mani. Questa l'ho utilizzato in cucina, quindi ottimo, ottimo, piaciuto tantissimo. Lo riacquisterò sicuramente. Come riacquisterò i maxi dischetti, questi dell'S Lunga, che sono i migliori in commercio secondo me. Hanno il bordino puro cotone, soffici e resistenti, non fanno pelucchi. Un lato è a nido d'ape, il lato dietro invece è liscio. Mi rimuovono tutto il make-up, non rimangono appunto pelucchi sul viso. Fantastici, li riacquisterò. Poi, sempre in ambito parto e così. Allora, e ho finito questi assorbenti post parto ipoallergenici Lady Presteril. Questi me li aveva regalati una mia amica, che le erano avanzati dalla sua gravidanza. Devo dire che sono ottimi perché traspiranti e proprio delicati nella zona. A me le perdite, le locchiazioni sono durate un mese. Tra i vari assorbenti che ho provato, questi sono molto molto buoni. Lei li ha acquistati all'S Lunga, quindi per voi ragazze che siete in procinto di partorire ve li consiglio, trattengono bene e funzionano. Ma funzionano anche, che ho comprato sempre allo spaccio della Pillo, quindi alla Pillo tutto buono tranne i pannolini, che dovrebbe essere la cosa centrale. Ho comprato questi Lady Comfort, e sono appunto gli assorbenti post parto. Io ho preso la linea Super, pagati una sciocchezza, ma li ho utilizzati proprio in ospedale, quindi quando erano fortissime le perdite hanno funzionato benissimo. Quindi anche queste ve le consiglio in maniera spassionata e sicura del risultato. Poi altre salviettine della Pillo a chili. Altri pannolini, due Aggies. Gli Aggies mi sono piaciuti tantissimo, infatti ora stiamo utilizzando gli Aggies 2. Questi sono gli Aggies 1. Ci sono delle offerte su Amazon, quindi dateci un'occhiata. Ditemi qualche pannolino che a voi è soddisfatto. A me questi sono piaciuti tanto, continuo a utilizzarli, mi trattengono benissimo litri e litri di pipì, ma anche la pupù a dovere, quindi li riacquisterò senz'altro. No, queste ve ne parlo nel video dei prodotti finiti della casa. Anche questo. Poi ho terminato 20 strisce depilatorie viso del sempre marchio S Lunga. Queste sì, senza infamia, senza lode, comunque funzionano, non resta la cera attaccata alla pelle, quindi sì, li posso riacquistare. Un altro lavamani, questo è buonissimo perché ho trovato finalmente, non so se sapete, ve ne avevo parlato, Gabri con lavamani si lava anche il viso e per più di un anno ho acquistato sempre solo il lavamani all'aloe vera di Bottega Verde perché era l'unico che a lui non bruciasse la pelle e gli occhi. Ora ho trovato un altro sostituto che gli è piaciuto ugualmente, che costa meno. Questo Neutro Roberts con antibatterico, con tè verde senza parabeni, comprato a 1 euro mi sembra in offerta, quindi assolutamente ottimo e lo riacquisterò senz'altro. Poi ho terminato l'acqua micellare tutto in uno, la mia preferita, questa qua della Garnier per pelli sensibili. E come prezzo conviene anche rispetto a quella dell'Eurospin, perché 400 ml, no, conviene, costo uguale, 400 ml 4 euro, lì sono 200 e pago 2 euro, quindi ho 150, quindi addirittura questa conviene. È la mia preferita in assoluto e non l'abbandonerò mai, quindi magari la cambio ciclicamente, ma ritorno sempre da lei. Ho terminato il Geomar Talasso Scrub.
Questo è il mio preferito. Lo scrub preferito sono, gli scrub preferiti sono i Geomar per me. Tra tutti i Geomar, questo qua, il classico, il basico, è il migliore sia come effetto sulla pelle, non è grasso, non mi rimane l'unto a differenza di quello lì all'argan che non mi piace, cioè lo posso utilizzare ma non è il mio preferito. Questo mi piace anche soprattutto per l'odore balsamico che ha, e ottimo, certo che lo riacquisterò. Poi non riacquisterò invece, se non per Gabri, questo del Viv Phytoclear Antiforfora Shampoo Riequilibrante. Mi ha seccato troppo troppo la cute, mi sono ritornati problemi di dermatite, quindi per me è troppo aggressivo e non lo riacquisterò. Questo era anche un maxi formato convenienza da 400 ml. Invece mi è piaciuto tantissimo, peccato era il Limited Edition, l'After Sun Air Treatment della Sien. L'ho utilizzato come balsamo e a parte il profumo floreale di ananas che ha molto forte, non c'è scritto ananas ma sa di ananas, e in più nutriva i capelli, lasciato in posa 1 minuto, 2 minuti, funzionava benissimo sulle lunghezze e io quest'estate, per carità, un odore buonissimo, e non ho stressato più di tanto col mare la salsedine, però sempre i capelli legati, sudate profonde, in più ero al centro della gravidanza, quindi sudavo parecchio, è stata poi un'estate torrida, quindi i capelli sicuramente non erano ben trattati. Questo mi è piaciuto tanto, è piaciuto anche a mia cognata che ha un capello diverso dal mio, mosso. E lei meno secco sulle punte rispetto a me, però è piaciuto anche a lei. Poi ho terminato due deodoranti della Nivea, questo For Men e questo Invisible Black and White. A me e a Gabri piacciono tantissimo, funzionano, trattengono il sudore, che sia io che lui siamo molto molto strong, non macchia i vestiti veramente, e basta che dire, buoni. Buoni, buoni, buoni. Altro deodorante, che questo ovviamente è meno aggressivo, è più sano e sicuramente li acquisterò perché mi ha tenuto benissimo il sudore. Questa mi sembra sia la terza confezione che ho finito. È della Natura Amica Deo Vapo al lume di rocca, al talco, naturalmente attivo, 0% alcol, parabeni e alluminio cloridrato. Quindi sicuramente più sano del Nivea. Funziona ugualmente, però costa il doppio. Quindi lo riacquisterò, ma non sarà l'unico deodorante. Poi ho terminato questa della Kiehl's, l'Inflight Refreshing Facial Mist, quindi l'acqua, la mist, insomma, non l'acqua termale, comunque la mist da utilizzare sul viso. Io questa la tenevo in borsetta, io l'acqua termale la utilizzo sempre a fine trucco per dare, siccome utilizzo molte polveri, per dare una sorta di luminosità e per far aderire meglio le polveri al viso, utilizzo sempre l'acqua termale, quella della Lavenne. Questa l'avevo in borsetta quest'estate, mi è durata tantissimo e la spruzzavo appunto all'occorrenza quest'estate, fino a ottobre. Ottobre anche ha fatto caldo. Io poi vi ricordo che ero incinta sul finire a settembre-ottobre, quindi sudavo parecchio e avevo proprio bisogno di un'acqua termale con me, anche perché la pelle invece era secca. Poi ho terminato altri dischetti di cotone, buoni anche questi, non al pari di quelli dell'S Lunga, però buoni. Questi li ho comprati da Primark ad Arese ad 1 euro, anche questi sono maxi, quindi se li trovate prendeteli che sono buoni. Poi altri pannolini Huggies, le mie salviette preferite intime che porto sempre con me in borsetta, Cilli Delicato Pocket della Cilli. Mi piace solo questo qua rosa perché il blu e il verde sono troppo aggressivi. Queste ottime, da quando ho scoperto un'infezione a gennaio ci sto molto molto più attenta alle parti intime. Ho terminato questo mascara della Essence, il False Lashes, questo qua verde, non metterà mai a fuoco, ci metto io vicino, eccolo qua.
Questo è il False Lashes Effect Mascara e ha lo scovolino a cono, separa e volumizza a dovere, un effetto comunque naturale, non un effetto wow, quindi a seconda di quello che cercate ve lo consiglio o meno. A me è piaciuto. Però non mi ha così colpito da doverlo necessariamente ricomprare. Mi sta piacendo, l'ho utilizzato per la prima volta. Vabbè, non si vedrà niente. Comunque, è un altro mascara della Essence che non mi ricordo il nome. Questo non lo riacquisterò. Mi è piaciuto tantissimo. Guardate come l'ho ridotto. Questo eyeliner, sempre della Essence, il Deep Eyeliner Waterproof, l'ho utilizzato tutti i giorni, penso da maggio, e l'ho terminato il mese scorso, quindi novembre. Ragazzi, si è proprio incastrato, non riesco ad aprirlo. Comunque ha uno scovolino, ha un pennellino, un applicatore rigido ma spesso, quindi non verrà mai una linea sottile. Se vi piace la linea sottile, non acquistatelo. È veramente waterproof, quindi adattissimo per l'estate, comodo, dura tantissimo e costa poco, quindi sì, posso tranquillamente riacquistarlo. Poi la pompetta della Double Wear dell'Estée Lauder, ho acquistato quando c'era il 20% sul sito Sephora la pompetta per il Double Wear, il fondotinta, che è assurdo. Questo ve lo sono tenuto per dirvi che è assurdo che io, dopo che spendo 40 euro per un fondotinta, debba comprare a 4,50 euro la pompetta per avere un applicatore più consono rispetto al classico buco che c'è nella bottiglia di vetro, che fa uscire troppo prodotto e si spreca e costa tanto. Vabbè, poi ho terminato questo indurente unghie antirottura della Collistar. Io ho le unghie distrutte da quest'estate, prima o poi mi ci dedicherò. Comunque questa funzionava a dovere, quindi ogni volta che la applicavo effettivamente le unghie erano un po' più forti e resistenti. Testina del Clarisonic per tutti i tipi di pelle. Sapete che io il Clarisonic da 2 anni e mezzo lo utilizzo con regolarità, mi piace tantissimo. Questa qua, quella per tutti i tipi di pelle, è potente al punto giusto, non è aggressiva e non è neanche troppo delicata. Mi piace tanto e la riacquisto sempre, sempre. Poi ho terminato questo Lay Potion, tanto era un'edizione limitata della Kiko. Questo era un trattamento contorno occhi che mi piaceva applicare più che come trattamento per l'effetto illuminante che aveva. Ha questo applicatore un po' scomodino, a me piacciono il contorno occhi con gli applicatori in metallo, però per l'effetto luminoso che aveva sotto il trucco mi è piaciuto tanto, quindi sì, se dovesse ricapitare che la Kiko lo rifà, lo prendo. Poi ho terminato 3 sample della Avon, 3 bagnoschiuma che mi ha fatto una mia amica, cioccolato e arancia. Poi ho provato panna e fragola e vaniglia e orchidea. I bagnoschiuma della Avon sono molto molto profumati e una profumazione persistente. Questi gourmand non mi sono piaciuti, la batteria era terminata. Vi dicevo che mi è piaciuto molto invece il vaniglia e orchidea, quindi se dovete fare un ordine Amazon, Avon, questo ve lo consiglio. Aggiungo questo pezzetto al video dei finiti beauty and makeup. Ho finito questo, ho utilizzato questo set Ricrescita Natural Easy, il numero R1 castano, ottimo, perché sono riuscita in 10 minuti, mentre Lucia dormiva, a farmi questa tinta solo nella parte della ricrescita, perché ho tantissimi capelli bianchi che non ho tinto in gravidanza. Ho utilizzato l'Ennema, non mi è piaciuto, e quindi ve lo consiglio, costa pochissimo. Ora ho acquistato con la spesa che mi deve arrivare oggi sia la tinta che il set ricrescita, costano poco. Testa nera, io grazie a Selvaggia l'ho conosciuto, e quindi ve lo consiglio. È naturale, naturale il colore, ma di naturale nell'inci non c'è nulla. E buono. E basta, unisco all'altro pezzo di video. Qui
Sono felicissima di aver terminato il video, non so quando lo caricherò, però l'ho girato e questo per me significa tanto. Finito. E noi ci vediamo al prossimo video. Mettete mi piace, seguitemi sui vari social, leggete sempre l'info box. Ciao ragazzi!